Buongiorno a tutti, amici e amici nerazzurri, amici in generale di YouTube. Sono nemmeno le 9:30 di mattina, io ci tengo a fare questo video subito. Oggi, ragazzi, è il 22 maggio 2020. Sono passati esattamente 10 anni da quella magica notte di Madrid. Quella notte che nessuno di noi dimenticherà mai, la notte che diventammo campioni d'Europa grazie al principe che diventa re nella notte di Madrid con la doppietta del principe Milito. L'Inter affonda il Bayern di Monaco e diventa campione d'Europa. Tutt'oggi quando ci penso mi viene la pelle d'oca. Un'annata meravigliosa, un'annata che non è stata sempre facile, considerando che noi la Champions abbiamo rischiato di uscire già ai gironi. È stata per una partita che abbiamo ribaltato verso la fine che noi ci siamo qualificati. Là diciamo che c'è stato lo scatto, la rinascita dell'Inter che era quasi fuori già ai gironi, non dimentichiamolo. Poi c'è stata la meravigliosa prestazione con il Chelsea, poi c'è stata, per non parlare di quella con il Barcellona, soprattutto dentro casa, della battaglia che abbiamo perso, ma la migliore sconfitta della nostra storia fuori casa a Barcellona per 1-0, la miglior sconfitta di tutta la nostra storia, perché comunque siamo andati in finale, e poi quella meravigliosa notte. Ragazzi, sono emozioni indimenticabili, me la ricorderò sempre. Io l'ho vista sia con mio padre che con mio fratello, perché mio padre è molto molto scettico, non pensava che l'Inter potesse arrivare in finale, e per quel giorno, già da mesi, aveva prenotato il ristorante perché era la comunione di mia sorella. Io mi sono informato che comunque lì c'era la televisione, se no io non ci sarei andato, no per cose, ma l'Inter non faceva una finale da 45 anni, minchia, quando gioca la finale tu prenoti il ristorante e fai la comunione quel giorno. Comunque la televisione fortunatamente c'è, perché essendo una finale non la faceva solo Sky, la faceva pure Canale 5. E allora io ho passato la sera, io non mi ricordo niente di quello che ho mangiato, qualcosina l'ho mangiata, ma non mi ricordo praticamente nulla, perché ho passato la sera davanti alla televisione io con altre persone, con mio fratello, a vedermi tutta la partita, ed è stata una cosa bellissima perché con la scusa ho potuto festeggiare insieme a mio padre e mio fratello, anche loro interisti, anzi se io sono interista è grazie a mio padre. Ho potuto festeggiare con loro, cosa che probabilmente non sarebbe successa senza la comunione, perché noi di solito le partite le vedevamo, cioè capi, in quel periodo le vedevamo ognuno per i fatti nostri, perché io magari le vedevo con gli amici, mio padre la vedeva a casa, mio fratello idem. Invece con la scusa della comunione noi l'abbiamo vista tutti insieme, quindi il 22 maggio sarà sempre ricordato da me come la data che abbiamo scritto la storia, soprattutto in Italia, perché il triplete in Italia non ce l'ha nessuno, ce l'abbiamo solo noi. E comunque me la ricorderò sempre perché era la data della comunione di mia sorella, che ha portato veramente bene. Lei si faceva la comunione, l'Inter vinceva campione, diventava campione d'Europa. Io ho sempre detto che la deve vedere come una cosa positiva, perché la sua data non la dimenticherò mai, quando io manco mi ricordo quando mi sono fatto la comunione io. Ragazzi, volevo fare la reaction ma non aveva senso, molto meglio fare un video come questo che dura poco e vi racconto le mie emozioni. Sono passati 10 anni, ogni volta che io rivedo gli highlights o quella partita io mi commuovo veramente, l'emozione è troppo forte, i ricordi sono troppo forti. Ma metti che non succederà più che io riesco a vedere una partita del genere, quel ricordo io me lo porterò per sempre nel cuore, perché è stato veramente, ma veramente bellissimo. Una partita che, dai, diciamoci la verità, l'abbiamo dominata. Rispetto a Barcellona, quella col Bayern Monaco è stata una mezza passeggiata. Meritatamente campioni d'Europa, meritatamente campioni d'Italia, meritatamente abbiamo sollevato la Coppa Italia al cielo, meritatamente abbiamo vinto tutto, e nessuno in Italia lo ha saputo fare come l'abbiamo fatto noi, con la squadra di un grandissimo allenatore che anche lui porteremo sempre nel cuore. Di quella squadra non dimenticheremo nessuno, da Giulio Cesar, Maicon, Wally, Lucio, Chivu,
Pandev, Milito, Eto'o, Materazzi, non dimenticheremo mai nessuno di quella meravigliosa squadra, mai nessuno. Quindi voglio ringraziare di cuore quell'Inter meravigliosa, voglio ringraziare di cuore José Mourinho. José Mourinho, e canteremo a te José Mourinho. Oh, la pelle d'oca tutt'oggi. Quindi ragazzi, io chiudo, se no mi dilungo troppo. Ragazzi, buon 22 maggio a tutti, godetevela, rivedetevi gli highlight, andatevi a rivedere i gol perché ne vale la pena, andate a rivivere quelle emozioni perché vi posso garantire che anche se le sapete a memoria quelle emozioni le proverete ogni volta che vedrete quelle immagini. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Ragazzi, buon 22 maggio e sempre Forza Inter!